Ciao a tutti, sono Marco Ferrari ed eccoci qua con un nuovo video. Era tanto tempo che non facevo un video, ormai quasi un mese, e oggi vi volevo far vedere proprio un bel weekend in Giappone. Questa volta sono stato nella provincia di Okayama e più precisamente a Kurashiki e a Setouchi, per festeggiare il mio compleanno. Sì, 35 anni, vai, mamma mia, tanta gioia. Il tempo passa, ragazzi, sono qua ormai, questo è il mio 13° compleanno che passo in Giappone. Come vedete nell'immagine, questa è la bellissima città di Kurashiki, veramente un gioiello nella provincia di Okayama. Guardate queste piante, salici piangenti come sono belli. Questo canale in mezzo è stato veramente. Io ci sono stato tipo 4 volte, sempre tanta voglia comunque di ritornarci. Poi sono stato in questa bellissima fabbrica di jeans. Dire che me l'aspettavo meglio, diciamo, ecco, però generalmente la qualità è molto alta, è un made in Japan che potrebbe essere anche un gift carino da portare in Italia, come vedete queste borsine, questi jeans colorati. E ho provato proprio a toccare il jeans ed è veramente un buon jeans. E poi siamo stati in questo bellissimo hotel con le onsen, e guardate già dall'entrata capite che non è un hotel normale, dove ci sono queste, ecco, vedi, queste terme all'aperto con una bellissima vista. E queste carpe che si trovano nella lobby. Ecco qua invece la stanza in stile giapponese. Sono riuscito a prendere una stanza abbastanza in alto e avevo questa vista dall'alto, dove si vedeva anche il lunghissimo ponte Seto. Andate a vederlo su Google. Ponte lunghissimo. Alla sera abbiamo optato per l'opzione buffet, perché ero portato anche la mia famiglia con i due bambini, quindi era perfetto il buffet. Ci siamo abbuffati, abbiamo mangiato come non ci fosse un domani. Ecco, guardate tutte queste delicatezze, col riso, curry rice, ecco il pane che vabbè non è proprio ottimo in Giappone, però senza pane non so stare. Ecco, qui invece di vari tipi di macedonia c'era anche questi mini dolci carini e buoni, e i vari chef. Questo, per esempio, la ragazzina stava facendo il takoyaki, e poi la wagyu. Ecco qua, l'ho presa tipo 5 volte, buonissima la bistecca. Ed ecco, poi mi hanno fatto fare questo spettacolino e io mi sono messa a ridere. ですよ。バチを落としたら、またつまんないこと言いますけど、落としたらダメ。なぜだと思います？これが本当のバチ当たり。ありがとうございます。それでは行きましょう。一緒に行きます。せーの。
spettacolo, mamma mia, non l'avevo mai visto. Un po' era anche un po' pauroso, perché avete visto anche i bambini che piangevano. E beh, io che suono i tamburi, anche è scandaloso, vabbè. Comunque la mattina seguente poi siamo stati a questo museo archeologico, perché i bambini volevano vedere i dinosauri. È stato anche abbastanza interessante, dai. Ho visto un aspetto diverso del Giappone, non solo l'era di Edo, l'era di Heian, anche vedere una cosa un po' più preistorica. È stato molto interessante, ovviamente più per i bambini che per adulti. Finito il museo archeologico, sono andati a mangiare il pranzo, questa prelibatezza tipica di Okayama, e per poi finire la giornata al Bise no Sufune, che è il museo delle spade, delle sciabole dei samurai. Guardate che belle questi qua, veramente è stato forse la parte più bella del mio viaggio a livello mio personale, perché sono molto attratto da queste spade. È stato anche interessante vedere come fabbricare la spada da zero, e mi sono messo qui a guardare questo video incantato, molto 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 interessante. In più, questo museo ogni domenica ha la dimostrazione, fa vedere al pubblico come fabbricarle, quindi molto interessante, e vi consiglio assolutamente di andarlo a visitare. Si trova a Bizen, nella provincia di Okayama. Poi dentro il museo c'ha vari reparti, si può vedere anche i vecchi kimoni dei samurai e le spade antiche dei samurai famosi, e poi anche la produzione in sé. E questa stanza che vedete è il luogo dove vi avevo detto prima, dove c'è la dimostrazione. Nel tornare a casa siamo passati per la prima volta nel autogrill di Takarazuka, che dicono che è eccezionale, l'hanno appena fatto, sembra quasi veramente un villaggio di Dubai, con tantissime luci, molto, sembra quasi lussuoso, quasi talmente è bello. Poi alla fin fine io sono uno così alla mano, e sono andato in negozio lì, quello bello, alla fine io ho optato per il kebab. A me piace, ragazzi, a me piace il pane, a me piace qualsiasi tipo di panino. E come vedete però è molto molto bello, ci sono i bar all'aperto, non sembra neanche quasi di essere in Giappone. Appena si entra c'è questa piccola piazza dove ci sono vari stand, dove ci sono tipo cibo come takoyaki, okonomiyaki, yakisoba, come se fosse un vero e proprio festival. E io ho optato per questo, per il kebab, poi lo faccio vedere alla fine. E dentro ci sono altri ristoranti, cosiddetto, in Giappone lo chiamano food court, dove c'è praticamente una mini piazza dove ci sono tantissimi ristoranti. E ecco qua il bellissimo gelato, la granita, il gelato italiano, il negozio di pane con le brioche, ed ecco qua il kebab che ho scelto, e vi faccio salutare dal grandissimo master. Ciao a tutti, al prossimo video. This is Turkish roll kebab. Beef. Number one. Yes. Okay, thank you. Bye bye. Thank you very much. Grazie ancora per aver visto il video. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, è gratuito. Vi faccio vedere tantissimi contenuti nel Giappone. E tra poco metterò online un video veramente eccezionale dentro un carcere giapponese. Quindi buona visione, ragazzi, e alla prossima. Ciao!